senatore, lei ci ha raccontato la sua esperienza, ma ha anche insistito sul fatto che immigrati ed italiani insieme devono insistere su diritti e doveri. Vede, quando insistiamo nella vita comune, focalizzando tutto il nostro aspetto, tutto il nostro pensiero sui diritti, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il diritto viaggia in parallelo con i doveri. Anzi, prima il dovere, poi il diritto. Io credo in questo. Chi rivendica sempre il diritto vuol dire che non ha capito nulla della vita, oppure vuole sfruttare la situazione o il paese in cui vive. Quindi, se applichiamo il diritto, dobbiamo applicare a sua volta anche i doveri, perché viaggiano in parallelo. Si è parlato oggi di formazione professionale citando dei begli esempi che possono anche essere esportati proprio nei paesi africani da cui vengono le persone che come lei hanno parlato oggi. Sì, vedi, l'attività professionale, scuole, formazione personale è un elemento fondamentale per l'uomo, in quanto è modo per formare la persona che vuole essere formato, attenzione, perché ci sono anche quelli che non vogliono essere formati, ci sono anche quelli che non conoscono o non vogliono, non sanno cosa vuol dire formazione, e non puoi obbligarli ovviamente, com'è integrazione. Non puoi integrarti se prima di tutto tu come persona non vuoi integrarti nel tessuto sociale del paese accogliente. Quindi formazione aiuta per formare la persona, inserendo nel mondo del lavoro, che è in quanto un elemento fondamentale per ogni paese. Quindi che ben venga formazione, non soltanto agli stranieri, anche gli stessi italiani devono essere formati, perché ci deve essere questo ponte tra scuola e mondo del lavoro. Attraverso la formazione aiuta a ratificare, oppure aiuta a intensificare, aiuta a rispettare la dignità umana.